avanti su questo discorso del tempio che ho appena fatto con Paolo. Paolo afferma, come ho appena letto il capitolo precedente, che dopo la morte di Cristo ci sarebbero stati dei cambiamenti nel rituale del tempio. Infatti, lui dice nei versetti successivi, al capitolo 9 di Ebrei, dal versetto 11 al 15: ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli attraverso il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mano, vale a dire non di questa creazione, e non mediante il sangue di becchi e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistata una redenzione eterna. Perché se il sangue di becchi e di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati, santificano in modo da dare alla purità della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno ha offerto se stesso puro d'ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza delle opere morte per servire al Dio vivente. Ed è per questa ragione che egli è mediatore di un nuovo patto, finché è avvenuta la sua morte per la redenzione delle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i quali ricevono l'eterna eredità promessa. Quindi abbiamo visto che Paolo afferma che i rituali del Tempio, che erano prima dell'avvento di Cristo, dovevano cambiare, perché c'era come il Vangelo prende il posto della legge, così ci sono dei rituali. Poi vi spiegherò perché l'Ebrei è un libro straordinario. Se uno lo legge passo passo, su quanto riguarda il sacerdozio di Melchisedec e altre cose, ci sono delle spiegazioni profonde, veramente molto interessanti. Sembra che il modello delle tre dimensioni è qualcosa che è ripetuto in modi diversi. Infatti io ho scritto un altro articolo che si chiama Le dimensioni della mortalità, che va con questo. Non l'ho ancora fatto, ma penso di farlo presto. Anche in un contesto generale c'è una dimensione spirituale, viviamo in una dimensione materiale, e c'è una dimensione esaltata per coloro che saranno degni. Ma perché Dio ci ha chiesto di costruirgli una casa? Ma vediamo cosa dicono le scritture in 2 Samuele, capitolo 7, versetto da 15. Allora, 2 Samuele 7, da 5 a 13. Va e di al mio servo Davide, così dice l'Eterno: saresti tu quegli che mi edificherebbe una casa perché io vi dimori? Ma io non ho abitato in una casa dal giorno che trassi i figlioli di Israele dall'Egitto fino a di d'oggi. Ho viaggiato sotto una tenda e in un tabernacolo. Dovunque sono andato, or qua, or là, in mezzo a tutti i figlioli di Israele, ho io forse mai parlato ad alcuna delle tribù in cui avevo comandato di pascere il mio popolo di Israele, dicendole: perché non mi hai edificato una casa di cedro? Ora dunque parlerai così a mio servo Davide, così dice l'Eterno degli eserciti: io ti presi dall'ovile di dietro alle pecore, perché tu fossi il principe di Israele, mio popolo, e sono stato teco dovunque sei andato, ho sterminato dinanzi a te tutti i tuoi nemici, e ho reso il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Ho assegnato un posto ad Israele, mio popolo, e l'ho piantato perché abiti in casa sua e non sia più agitato, né seguito gli iniqui ed opprimerlo come prima. E fin dal tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo di Israele e ti ho dato riposo, liberandoti da tutti i tuoi nemici. Di più, l'Eterno ti annunzia che ti fonderà una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io mi alzerò al trono dopo di te la tua progenie, il figlio che sarà uscito dalle tue viscere, e stabilirò fermamente il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome ed io renderò stabile in perpetuo il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figliolo. E se fa male, lo castigherò con vega d'uomo e con colpi da figli d'uomini. Ma la mia grazia non si dipartirà da lui, come si è dipartita da Saul che ho rimosso dinanzi a te. Ok, poi
vediamo che Davide non poté costruire il tempio perché lui era stato un uomo di guerra, aveva sparso molto sangue. E il sangue è il potere per cui l'espiazione funziona, perché è il potere della redenzione. Inoltre il Tempio era la casa di Dio e il Signore Gesù il principe della pace. Quindi Davide non poteva essere. Sappiamo che Melchisedec aveva un tempio durante la sua vita ed egli aveva il stesso titolo di Gesù. Melchisedec era il principe della pace. È molto interessante notare che Dio dichiarò a Davide che a suo figlio avrebbe permesso di costruire il tempio. È interessante notare che, siccome Davide conosceva questi principi, mise nome Salomone, che significa in ebraico pacifico. Ora noi dobbiamo notare che Salomone aveva anche un altro nome datogli da Dio stesso. Infatti, se leggiamo 2 Samuele 12, 24 e 25, dice: Poi Davide consolò Batsheba, sua moglie, entrò da lei e si giacque con essa, ed ella partorì un figliolo al quale pose nome Salomone. L'Eterno amò Salomone e mandò il profeta Nathan che gli pose nome Yeridia a motivo dell'amore che l'Eterno gli portava, che vuol dire amico dell'Eterno. Il Tempio è il centro convergente, come abbiamo detto, di differenti dimensioni ed è veramente la casa del Signore. Questo posto Dio è al centro di tutte le cose. Noi sappiamo anche che al centro del giardino c'era l'albero della conoscenza del bene e del male. Comunque, andiamo avanti. Sia che noi siamo vivi o che noi siamo morti, noi possiamo trovare la piena realizzazione di perché noi siamo qui nel Tempio. Io dico infatti che i morti per cui noi lavoriamo nel Tempio, il lavoro che si fa nel Tempio principalmente per i morti, la prima volta lo facciamo per noi, ma il resto lo facciamo per i morti. Quando non c'era il Tempio sulla terra, le montagne, le cime delle montagne erano un sostituto per il Tempio. E quindi il simbolismo è evidente, loro sono i posti più vicini al cielo, erano incontaminati dalla presenza dell'uomo ed è là dove il genere umano può avere le più grandi e più vicine comunicazioni con Dio, quando non ci sono i tempi sulla terra. Ora, voglio, per concludere questa discussione riguardo templi, voglio leggervi ciò che ricevetti nel 1989, l'ho scritto, da fratello Alberto Pirolli su questo soggetto, ma lo faccio nel prossimo video.